Buonasera a tutti gli amici ascoltatori di Radio Saiuz e bentrovati per questo nuovo appuntamento con l'Osservatorio Antimafia. Come sempre insieme a voi ci sono Antonella Intranò. Ugo Lombardi. Salutiamo Rosario Moreno, lo ringraziamo per seguirci con la sua regia centrale da Treviso. Ciao Rosario. Buonasera a tutti quanti, buonasera, buonasera, buonasera. E ringraziamo anche Ugo che ci assiste con la regia da Modena. Ciao Ugo. Forse non ci può rispondere, credo. Eh beh sì. E salutiamo naturalmente Massimo Bonella, editorialista di pianetaoggitv.net da Venezia, che ci aggiorna con le ultime notizie. Ciao Massimo. Sì, ciao Antonella, un saluto circolare a tutti. Bene, diamo il benvenuto al graditissimo ospite di questa sera. Dopo tanto siamo riusciti ad avere con noi oggi Lorenzo Baldo, vice direttore di Antimafia 2000 e autore del libro La mafia ordina suicidate Attilio Manca, edito da Imprimatur. Ciao Lorenzo, grazie per aver Buonasera accettato il Lorenzo. nostro invito. Buonasera Antonella, buonasera Ugo e a tutti i radioascoltatori. Bene, tra breve con te parleremo sia degli ultimi sviluppi, direi eclatanti, molto molto importanti, circa la vicenda di Attilio Manca e poi parleremo anche per il tempo che ci rimarrà di corruzione, visti gli ultimi avvenimenti, non ultimo quello di questa mattina di cui abbiamo avuto notizia, vale a dire l'arresto di Alfredo Romeo all'interno dell'inchiesta Consip, ma è uno spunto di riflessione naturalmente. Per il momento passo la linea a Rosario Moreno per i saluti al network e di seguito a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Prego, Rosario. Grazie Antonella, buonasera a tutti quanti. Allora, salutando il condominio di Radio Saiuz, ricordo che questa trasmissione, come tutte le nostre trasmissioni in diretta, va a reti unificate col network. Quindi andiamo anche su Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto di Favaro Veneto, Radio Isso da Modena, Modena Noi Radio da Modena, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso e Radio Valdichiana, detto per ultima, ma non è ultimo come radio. Andiamo anche sui nostri canali con la Web TV, su YouTube, il nostro canale su YouTube, sul sito radioscience.it e su Facebook. O Facebook, come lo voglio chiamare, mi imbroglio sempre con questo nome. Facebook, dico io, Tonella. Ok, scherzi a parte, e ricordo Va che bene comunque, Rosario. sì. Ricordo che la chat è comune a tutti i siti del network, quindi da qualsiasi sito del web radio del network scrivete, noi vi leggiamo. Potete scriverci anche su Facebook tranquillamente. Con questo è tutto, Antonella, ti rigiro la linea. Che io passo immediatamente a Massimo Bonella per le ultime notizie. Prego, Massimo. Sì, grazie Antonella Intranò alle 22.05, prendiamo la linea della redazione di RST Radio Saius TV. Dunque, in primo piano parliamo di massoneria. La Commissione parlamentare antimafia ha deliberato all'unanimità il sequestro degli elenchi degli iscritti dal 1990 a oggi alle logge di Calabria e Sicilia delle associazioni massoniche e ha delegato la Guardia di Finanza di Roma a procedere alle perquisizioni. La Commissione cerca di far luce sul rischio di infiltrazioni di esponenti della criminalità organizzata nella massoneria. In Sicilia gli iscritti al GOI sono 2.208, mentre in Calabria 2.635. Da alcune inchieste della DDA Calabra risulterebbe una rete di protezione per Matteo Messina Denaro. Proseguiamo, dunque, parliamo della giornata. Vittime della mafia con 418 voti a favore e nessun contrario, l'Aula della Camera ha dato il via libera definitivo alla istituzione della giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie fissata per il 21 marzo di ogni anno. In base al testo approvato dal Parlamento, la giornata non costituisce festività nazionale né comporta riduzione di orario negli uffici pubblici e nelle scuole. Un passo,
di grande valore simbolico nella lotta alle mafie, dice il presidente della commissione antimafia Rosy Bindi. Testimonia la volontà delle istituzioni di rendere fecondo l'esempio dei caduti sotto violenza mafiosa. Prima di chiudere, un riferimento, diciamo, giriamo pagina, un riferimento in ambito, potremmo dire, locale, anche se oramai questa notizia è diventata nazionale, come quindi tutti sapranno, in prossimità di una città molto bella, storica, con la sua cultura anche folcloristica, pensate che addirittura è più vecchia di Venezia. Mi riferisco alla città di Chioggia, quindi poi subito collegata, attaccata praticamente ad un metro, c'è cioè sottomarina. Ebbene, come avete sentito, sono stati portati quattro veri e propri siluri che verranno riempiti di GPL, praticamente a ridosso delle case. Siamo circa in linea d'aria circa 200 metri da case e scuole. Dunque, sono di fatto dei siluri alti come un campanile, si parla di circa 70 metri, larghi appunto come un campanile, e la gente ovviamente ha iniziato a manifestare. Non solo, ne ha parlato anche la stampa di questa cosa. E ricordo tra altre cose il programma dal titolo Le Iene, in onda su una TV privata di Milano, che ha diffusione nazionale. Quindi ecco, l'azienda, praticamente la ditta, ha detto che verranno querelati, se la cosa va avanti, siccome si crea una certa diffamazione, verranno querelati tutti i cittadini di Chioggia. Questo dunque è ecco, l'ultima news che vi posso dare, se non che poi sono stato così fermato da una signora proprio poche ore fa, che si lamentava, diceva: ma come facciamo noi ad andare avanti in questo modo? Ho la figlia che dice: mamma, io non farò mai figli perché questo sistema Italia non mi permette di e poi mantenerli, non c'è lavoro, non c'è niente, siamo sfruttati in tutti i modi e così via. Ecco, allora io cosa potrei dire? Naturalmente gli ho dato solidarietà a questa signora, ho messo in evidenza il fatto che questo governo, per di più, questo governo, il governo Monti, ci ha fatto una riforma dove non sappiamo nemmeno, tanto per essere molto chiari, se arriveremo vivi alla pensione. Ok? Cioè, probabilmente usciamo dal lavoro con magari mezza pensione, perché non si capisce perché non ci sono più i soldi per la pensione, e di fatto andiamo direttamente a ordinarci il funerale, no? Perché ora siamo a questi livelli qui, o comunque poco ci manca. Il problema poi è i ragazzi che non trovano più, hanno le porte chiuse, non trovano più lavoro, ma proprio per niente. Allora vengono fuori le politiche, mandiamo i figli in giro per l'Europa. Io mi domando allora come si fa a mantenere poi questi ragazzi in centro Europa con viaggi, affitti degli appartamenti, cioè vanno lì per lavorare e poi buttano tutto lo stipendio nelle varie spese che la giornata, il mese comporta. Ecco, questa è la situazione. Lo dico io, faccio io questo ragionamento, che non ho figli, che potrei dire: vabbè, non occorre nemmeno che mi metta a fare questi discorsi qua, do la linea subito alla Intranò col programma. Invece no, volevo un attimo soffermarmi, perché tutti questi ragazzi che vedo, giovanissimi, di fatto potrebbero essere anche i miei figli, quindi il problema me lo pongo, ecco. Siamo purtroppo arrivati a questo e io denuncio questa situazione, è una vergogna, è una cosa indecente. I nostri figli non hanno più le porte aperte per accedere al mondo del lavoro, quindi perdiamo teste giovani, persone preparate, ok? E purtroppo impoveriamo l'Italia e questi ragazzi sono buttati allo sbando con queste politiche cosiddette moderne che fanno veramente schifo, sono sbagliate, sono indecenti. Questi ragazzi non si sa poi che futuro che hanno, vi lascio immaginare. Alle 21:10 non ho altro da aggiungere, io restituisco la linea ad Antonella Intranosto, che avete un ospite molto importante che io ho avuto modo anche di intervistare. Dunque, noi ci sentiamo la prossima settimana, non ci saranno gli aggiornamenti delle 22:55 perché dobbiamo realizzare il settimanale, siamo veramente in ritardo questa settimana, quindi Antonella, a te la parola e buon lavoro. Un saluto al vostro ospite. Grazie Massimo, naturalmente buon lavoro anche a te. Dunque, torniamo nel nostro studio virtuale con Lorenzo Baldo, ripeto, vice direttore di Antimafia 2000 e autore del libro
La mafia ordina suicidate Attilio Manca, edito da Imprimatur. E quella di Attilio Manca, Lorenzo, è una storia che forse andrebbe brevemente ricordata ai nostri ascoltatori perché, considerato il grave silenzio che circonda questa vicenda, non tutti conoscono la vicenda o perlomeno non ne conoscono la gravità e l'importanza. Ricordiamo che Attilio Manca, giovane urologo trovato cadavere a Viterbo il 12 febbraio del 2004, era reo di aver operato, quindi di aver prestato la sua attività professionale nei confronti di Bernardo Provenzano. Allora, all'epoca dei fatti, afflitto da un tumore alla prostata ed operato a Marsiglia. Ora, Lorenzo, vogliamo fare un rapido excursus, comunque ricordare ai nostri ascoltatori chi era Attilio Manca? Sì, Antonella, velocemente, basta, tu di fatto hai già anticipato, diciamo, la figura di Attilio Manca, questo prestigiosissimo urologo che nel 2001 è stato il primo a operare in Italia il cancro alla prostata per via laparoscopica, insieme al professor Ronzoni, all'epoca primario del Policlinico Gemelli. Questo solo per dire che era un pioniere nella sua categoria, un luminare. E secondo appunto la difesa della famiglia Manca, lui sarebbe stato ucciso in quanto avrebbe visitato Provenzano prima o dopo l'operazione a Marsiglia e in quanto ritenuto uno scomodo testimone non di Provenzano in quanto tale, ma soprattutto della rete istituzionale che aveva protetto Provenzano. E quindi uccidere Attilio Manca significava una sorta di, come prevenire una sua possibile testimonianza a favore diciamo, della giustizia per il fatto che aveva riconosciuto questa rete di protezione. Ma velocemente, come dicevo prima, l'attività cadavere nell'appartamento di Viterbo e poi già dopo ci sono risalto lì sotto buchi braccio sinistro e lui è sicuro e non ha mai fatto il braccio sinistro. Non è tutto di dente, è tutto da 20 sui tappici. Quindi, questo è Lorenzo, un momento soltanto, fermiamoci un attimo che stai arrivando a scatti. Infatti, ecco, pensavo fosse un problema solo nostro, invece mi rendo No, conto no, no. che è Proviamo a sentire un Lorenzo, ci difetto della sei? comunicazione. Sì. Lorenzo? Io mi sento. Ecco, il problema è che a noi arrivi a scatti, quindi Rosario, magari vogliamo provare a ripristinare il collegamento, Sì, ripristiniamo un probabilmente. attimo, sì. Un attimo Ecco, un attimo soltanto. di pazienza, Lorenzo. Sì, va bene. Ecco. E chiediamo un attimo di pazienza anche ai nostri ascoltatori, purtroppo la tecnologia non sempre ci è di supporto. Non abbiamo ben compreso quello che diceva Lorenzo, immaginiamo stesse cercando di dare un quadro a voi ascoltatori di quella che era l'attività di Attilio Manca e di quelle che sono state le ragioni che hanno determinato il suo omicidio, perché ricordiamolo, è un omicidio, anche se inizialmente le indagini lo definivano come un suicidio che Attilio Manca avrebbe attuato facendo uso di sostanze stupefacenti. Ora, uno dei tanti particolari che colpiscono in questa vicenda è che nei verbali, nelle autopsie, viene riportata sul braccio sinistro la presenza di due buchi. Quello che va ricordato è che Attilio Manca era mancino, lui operava quella sinistra, per cui è davvero improbabile che abbia effettuato due iniezioni sul braccio sinistro con la mano destra. Questo è uno dei tanti problemi rilevati e Lorenzo Baldo ha messo in successione tutte le controversie e dichiarazioni rispetto a questo presunto suicidio che oramai viene definito omicidio anche dalla Procura di Roma, proprio grazie alle ultime dichiarazioni del pentito Campo, e lo ha fatto durante la presentazione del libro a San Donà di Piave,
Città che tra l'altro ha dato i natali a Tilemanca, che poi dopo 13 anni si è trasferito con i suoi genitori in Sicilia. Ora non so se Rosario è riuscito a ripristinare il collegamento Proviamo un con. attimo, Antonella, proviamo un attimo. Lorenzo, ci sei? Perfetto, Io vi sento, benissimo. ecco, Perfetto. anche noi adesso ti Adesso va sentiamo bene. bene. Ora, Lorenzo, io in attesa che tu che si ripristinasse il collegamento, stavo così mettendo in luce quelli che sono gli aspetti controversi emersi durante i rilevamenti sul cadavere di Attilio Manca. Stavo dicendo ai nostri ascoltatori che sul suo corpo, sul braccio sinistro per la precisione, sono stati rilevati due buchi conseguenti a due iniezioni proprio per determinare il suicidio di Attilio Manca avvenuto attraverso l'uso di sostanze stupefacenti. Ora, questo appare decisamente improbabile, considerato che Attilio Manca fosse mancino che operasse con la sinistra, ed è una delle tante incongruenze emerse durante le indagini. Esattamente. Quella è la cosa che secondo me tu hai sintetizzato, diciamo, perfettamente il mistero che ruota attorno alla morte di Attilio Manca. E tutte queste cose sono, diciamo, negli anni sono emerse proprio grazie allo sforzo incredibile della famiglia Manca, dell'avvocato Fabio Repici, al quale poi si è aggiunto l'avvocato Ingroia nel 2013. E se andiamo a ritroso ci accorgiamo che praticamente, oltre, diciamo, a queste anomalie, tutte queste omissioni, diciamo, da parte della Procura di Viterbo, tutto quello che si è verificato attorno alla morte di Attilio Manca, in questo caso si sono aggiunti anche praticamente i collaboratori di giustizia, che sono molto importanti perché hanno dato un ulteriore, diciamo, rinforzo alla tesi della famiglia Manca che, come accennavo prima, vede Attilio ucciso da un insieme di un mix di mafia, servizi segreti e massoneria, in quanto ritenuto un testimone scomodo non solo per aver riconosciuto Provenzano, che lui avrebbe, secondo appunto la teoria degli avvocati, visitato prima o dopo l'intervento in Francia, ma soprattutto perché Attilio avrebbe riconosciuto la rete istituzionale che proteggeva Bernardo Provenzano. Ed ecco perché la storia di Attilio Manca si interseca nella trattativa Stato-mafia, questo patto fra Cosa Nostra e pezzi delle istituzioni di cui si sta discutendo nel processo appunto che si sta celebrando a Palermo, istruito dal PM Nino Di Matteo. All'epoca ancora c'era ancora Antonio Ingroia, adesso c'è Francesco Del Bene, Vittorio Teresi. Quindi questo è importante perché non è una storia scollegata, è tutto collegato. E se andiamo appunto all'attualità più recente, ci accorgiamo appunto che il pentito Giuseppe Campo, mafioso del Messinese, racconta di essere stato lui stesso incaricato di uccidere Attilio Manca, però in questo caso avrebbe dovuto sparargli. Campo racconta che nel mese di dicembre del 2003, appunto, viene tramite un suo amico. Viene chiamato da un boss mafioso del locale, tale Beneduce, che gli chiede proprio questo, gli fa questa richiesta esplicita. Il Campo è ovviamente bloccato perché lui in quel momento fa parte della manovalanza, non ha un ruolo, diciamo, conclamato di killer, e rimane molto colpito dal fatto che gli venga chiesto a lui di fare questo omicidio. Beneduce gli dice di stare tranquillo perché questo è un medico, che quello che lui avrebbe dovuto uccidere, appunto, era un medico, non avrebbe avuto conseguenze dal punto di vista mafioso. Gli avrebbero fornito tutto, la motocicletta, la pistola, tutto quanto. Addirittura anche un sodale lo avrebbe accompagnato per ucciderlo. Solo che cosa succede? Lui ovviamente accetta, anche se è preoccupatissimo, tanto che si confida con un altro boss mafioso al quale dice, manifesta le sue preoccupazioni, e questo stesso boss dice attento che potrebbe essere una trappola. Passa un mese e mezzo più o meno, e verso la fine di febbraio 2004, gli viene detto: non ti preoccupare, abbiamo già risolto, il medico è stato già ammazzato in un altro modo che non fa così, diciamo, rumore come sarebbe stato attraverso appunto la pistola. E la cosa che gli dice questo mafioso è che fra i tre killer che avrebbero ucciso Attilio Manca ci sarebbe stato anche il cugino di Attilio, Ugo Manca, che è una figura che entra e esce in questa storia per Un tante tecnico, situazioni praticamente. di Quindi radiologia.
Esatto, questo è un punto molto importante perché il fatto che questo pentito citi il cugino di Attilio, Ugo, è una sorta di conferma a tutte le, diciamo, le indagini difensive che hanno puntato sempre su questo ruolo strano di questo cugino, la cui impronta palmare viene ritrovata nel bagno di Attilio, quando viene reperta, diciamo, dalla polizia scientifica nel 2004, a marzo. E il cugino, sentito dagli investigatori, dirà che quella era un'impronta che era rimasta nel bagno a metà dicembre 2003, perché lui era andato a Viterbo per farsi operare dal cugino. Ovviamente è una cosa che non sta né in cielo né in terra, perché tutti i periti hanno dimostrato che nel bagno, il luogo più umido di tutta la casa, le impronte svaniscono e soprattutto la madre di Attilio, la signora Angela Manca, aveva fatto le pulizie approfondite in prossimità delle feste di Natale, quando era andata a trovare il figlio appunto a Viterbo. Quindi c'era questo mistero di questa impronta. Poi a distanza di mesi, appunto esce fuori questa, a distanza di anni in questo caso, perché il pentito è appunto è di pochi mesi fa la dichiarazione che è uscita fuori, cita nuovamente questo cugino che peraltro è stato condannato per droga in primo grado, poi assolto in appello. In via definitiva, però, secondo appunto relazione di polizia, è un anello di congiunzione, è una persona che è stata in contatto con ambienti mafiosi del barcellonese. Quindi è un punto molto importante perché questo ha dato manforte alla Procura di Roma a iscrivere finalmente nel registro degli indagati, per quanto contro ignoti, la dicitura omicidio. E dopo tanti anni in cui la Procura di Viterbo si è occupata della morte di Attilio solo come un suicidio. Ci ricordiamo che c'è un processo aperto a Viterbo dove appunto c'è un'unica indagata, Monica Miletti, accusata di essere colei che ha ceduto la droga ad Attilio, la droga che appunto l'ha ucciso. E quindi ci rendiamo conto che ci sono due cose parallele. Da una parte una procura di Viterbo che per anni celebra, diciamo, questo processo e porta avanti le indagini per, diciamo, morte naturale avvenuta per droga, quindi un suicidio, un overdose. E dall'altra, finalmente, da un anno a questa parte, la Procura di Roma che ha un fascicolo per omicidio, nel quale sono confluite, oltre alle dichiarazioni di Giuseppe Campo, che è l'ultimo, anche quelle di Carmelo D'Amico, che l'anno scorso ha parlato addirittura di un generale piduista, Giuseppe Siracusano, che avrebbe chiesto a Rosario Cattafi, un pregiudicato barcellonese, di metterlo in contatto con Attilio Manca per curare Provenzano. E quindi questo pentito. Cita Carmelo D'Amico, cita proprio mafia, massoneria e servizi segreti, perché nel suo racconto dice: ho saputo che è stato ucciso da un esponente dei servizi bravissimo a far passare gli omicidi per suicidi. Quindi anche questo è confluito nel fascicolo di Roma e adesso in questo momento è tutto lì e siamo in attesa di vedere cosa farà la Procura di Roma. Certo. Lorenzo, scusami, io ho seguito, ho letto un po' la tua Sì. attenta descrizione della scena, che poi è stata fatta anche dagli inquirenti, ma mi risulta un po' un aspetto un po' caratteristico, è quello che diciamo, ha suscitato la mia curiosità. Quando ho letto, correggimi se sbaglio, che sono state trovate sulla scena nella stanza del collega dell'omicidio, due siringhe, entrambe coperte con i relativi cappucci. Allora, io credo che anche diciamo, una persona non molto esperta diciamo, nel campo delle indagini si dovrebbe chiedere come è stato possibile. Ammesso che si voglia seguire la via del suicidio, che il poveretto abbia prima iniettato una droga, poi abbia avuto il tempo di chiudere la siringa, di metterla a posto, di prendere l'altra e di iniettarsi l'altra sostanza senza che non fosse già coinvolto diciamo, dall'obnubilamento della iniezione della prima, che noi sappiamo per via venosa. È una reazione quasi immediata. Tanta accuratezza nel riporre le due siringhe con i relativi cappucci, credo che sia diciamo, difficile da poterla riscontrare in una persona che ha deciso di iniettarsi due farmaci contemporaneamente. Esattamente, Ugo, hai detto perfettamente e soprattutto c'è un'altra anomalia che su queste due siringhe, sulle quali va sottolineato che per 8 anni la Procura di Viterbo non ha voluto rilevare le impronte,
dopo ripetute insistenze della difesa della famiglia Manca, è andata a rilevare le impronte e non le ha trovate. Cioè non ci sono le impronte di Attilio Manca su quelle due siringhe che sarebbero state utilizzate in teoria, secondo la procura di Viterbo, da lui stesso per iniettarsi le due dosi di eroina. Quindi non solo lui mette il cappuccio salva Santuffo sulle siringhe, che è una cosa che non fa nessun tossicodipendente, sappiamo benissimo, ma soprattutto non lascia le sue impronte su queste due siringhe. Quindi è come se avesse usato dei guanti o come invece, l'ipotesi più plausibile, altre mani coperte da guanti hanno effettuato quelle due iniezioni. Quindi sono quelle cose che proprio veramente saltano agli occhi Sì. Ecco, subito, praticamente. un'altra, scusami se entro ancora nella scena, diciamo, perché non mi spiego una cosa, un'altra cosa che è difficile da capire. E il collega, il poveretto, è stato chiamato sicuramente come consulente in una clinica di un territorio francese dove i medici di questa clinica avrebbero messo a disposizione la sala operatoria, ma anche la propria professionalità a disposizione di questo medico italiano. Allora, il ruolo dei medici francesi, perché sicuramente c'erano anche dei colleghi francesi. Quale funzione hanno avuto e quale funzione ha avuto lui in quel momento? Ma Cioè, mi guarda, spiego, se io non sì. so No, se è chiaro quello che insomma sto cercando di dire. più che altro ti posso dire che ovviamente le indagini che sono già confluite in procedimenti passati con sentenza definitiva, cioè hanno diciamo escluso la presenza di Attilio Manca perché i medici, l'equipe medica che ha operato Provenzano, hanno ovviamente sono risaliti ai nomi di questi medici francesi. Hanno cristallizzato tutte le varie posizioni, diciamo, di colui che ha effettuato materialmente l'operazione, i suoi assistenti. Quindi è tutto scritto e non risulta da nessuna parte. Infatti, gli inquirenti, i magistrati siciliani che hanno indagato, più volte lo hanno detto anche alla commissione antimafia, che a loro non risulta da nessuna parte il nome di Attilio Manca. Il problema non è l'operazione proprio in quanto tale, il problema è appunto una visita, prima o dopo, perché. Che i medici francesi abbiano fatto tutto, diciamo, secondo lo schema classico, non abbiamo motivo ovviamente per credere che ci sia una regia occulta che ovviamente che prevede che loro hanno mentito sui registri, le presenze, tutte queste cose qua. Non ci sono riscontri, perché se no ovviamente entriamo nel campo delle mere ipotesi. Ciò non toglie che invece la presenza di Attilio in quel periodo è suffragata dal fatto di quelle due telefonate che lui fa verso ottobre del 2003, nello stesso periodo in cui Provenzano si stava operando in quei giorni alla Marsiglia. Attilio Manca telefona ai genitori e dice: mi trovo al sud della Francia per assistere a un intervento. Questa trasferta non è nota a nessuno dei suoi colleghi di Viterbo, che cadono veramente in piedi, nel senso che non sanno proprio nulla di questa trasferta. E la cosa più grave è che queste due telefonate dalla Francia all'utenza di casa della famiglia Manca non risultano nei tabulati. I genitori se lo ricordano benissimo. Quindi abbiamo da una parte un'equipe medica che diciamo è così è trincerata dietro i propri registri, che hanno appunto sui quali risulta che solo medici francesi hanno operato quel signore che si chiamava di cognome Troia, quindi per loro era un vecchietto italiano venuto a farsi operare lì, né più né meno. Non esiste nessuna traccia di Attilio Manca ufficiale. Il problema è capire quando e come lui può aver visitato fuori dalla clinica, Ecco, ovviamente. Quindi, infatti, sì. scusami Lorenzo, infatti quello che viene, cioè la domanda che viene da porsi è se non è stato chiamato per la sua eccellente professionalità, se è vero che non ha messo mani in questo intervento, evidentemente la collaborazione di questo valente, purtroppo deceduto collega, precedeva di molto questo evento e lo ha seguito anche. Cioè è stato chiesto il suo intervento per fare una diagnosi, per seguire e dare certezza al paziente prima e seguire l'intervento dopo per vedere se l'intervento era fatto secondo canoni, diciamo, corretti e quindi anche dopo, ma non Esattamente, per la sua professionalità. questa è proprio l'ipotesi che è portata avanti in questi anni dagli avvocati difensori della famiglia, perché hanno sempre detto Provenzano solo del numero uno si sarebbe fidato e giustamente Attilio in quel momento era il numero uno.
in assoluto nel campo dell'urologia e soprattutto aveva attraverso appunto la sua parentela, le amicizie a Barcellona, c'erano dei, diciamo, dei punti di incontro con uomini di Cosa Nostra, quindi comunque Provenzano sarebbe riuscito ad agganciarlo in un modo o nell'altro. Quindi, risalendo, mettendo insieme tutti questi pezzi, non è peregrina l'ipotesi che lui, come numero uno dell'urologia in quegli anni, sia stato chiamato per visitare questo vecchietto, e poi lo stesso Attilio si è reso conto non solo che quel vecchietto era chi era, ma soprattutto da chi era protetto. Ecco. Capisci? È questo che lo porta poi a essere condannato a morte. Ed è questo che incastra la sua vicenda all'interno del processo trattativa Stato-mafia, o meglio all'interno della trattativa Stato-mafia. A tal riguardo, Lorenzo, come dicevamo in apertura di programma, non possiamo fare a meno di registrare il silenzio che avvolge, il silenzio istituzionale, intendo dire, che avvolge la vicenda di Attilio Manca. Ed è una cosa che personalmente non ci sconvolge, siamo oramai abituati a questo atteggiamento di indifferenza, quando non di vera e propria omissione, rispetto ad avvenimenti di questo genere. Quindi tra la dichiarazione di Grasso, di Piero Grasso, no? attuale presidente del Senato, e le dichiarazioni invece da te riportate in un articolo pubblicato sul sito Antimafia 2000 il 17 gennaio, intitolato Caso Manca, l'ex PG Minasi, un omicidio di Stato. Ora abbiamo due pezzi dello Stato, uno in pensione e l'altro in assoluta attività, che danno che riportano, ecco, un atteggiamento diametralmente opposto: la negazione di Piero Grasso da una parte, e invece le affermazioni importanti, forti, dell'ex procuratore generale Marcello Minasi. Ecco, questo contrasto di opinioni risulta stridente. Allora, cosa abbiamo? Uno Stato diviso in due? Ma guarda, Antonella, secondo me è simbolico, nel senso che è proprio la vicenda di Attilio, è come se spaccasse a metà un sistema giudiziario, un sistema mediatico, perché da una parte abbiamo coloro che cercano la verità. Ovviamente partiamo dalla famiglia, che sono i primi che in questi anni sono battuti in maniera impressionante, che non ho mai veramente, non ho parole di fronte alla loro abnegazione, alla loro dignità, alla sopportazione delle ingiustizie che hanno dovuto subire a livello, diciamo, umano e giudiziario in tutti i sensi. Quindi questa è una parte. Quindi abbiamo anche magistrati che sono vicini alla famiglia Manca. Abbiamo magistrati, appunto, come l'ex sostituto procuratore generale di Marcello Minasi, che ha detto parole forti, perché definirlo un delitto di Stato a un ex magistrato è un'espressione fortissima. E dall'altra abbiamo una prudenza, mettiamola così per usare un eufemismo, appunto, dell'ex procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, che all'epoca, quando i familiari gli chiesero appunto di andare avanti in questa ricerca per dimostrare che Attilio Manca era effettivamente stato ucciso da Cosa Nostra, disse: se mi portate le prove io ovviamente andrò avanti. Che è ovviamente una follia, perché giustamente i familiari hanno detto: ma non devono essere i familiari a portare le prove, deve essere la magistratura, certo, a cercarle, a trovare riscontri, a fare il proprio mestiere. Quindi è veramente un caso che spacca in due in tutti, perché l'opinione pubblica anche a Barcellona è spaccata. Da una parte c'è la parte più becera, diciamo, del paese, che è ovviamente ostile alla famiglia Manca e proprio è irritata di questa attenzione mediatica che continua a tirare su di sé ogni anniversario e ogni intervista che rilascia. In ogni occasione è come se Barcellona avesse proprio subisse questa cosa e avesse fastidio a continuare, diciamo, a essere al centro dell'attenzione per la morte di Attilio Manca. E dall'altra parte c'è una parte sana di quella città che invece è proprio per la famiglia Manca, cioè proprio si stringe attorno, gli dà solidarietà, si stringe per dire di andare avanti, di non demordere. E stesso discorso per la magistratura, come dicevo prima, perché quella di Viterbo è sempre stata ostile alla famiglia Manca e si è, diciamo, focalizzata su una pista, quella della morte per droga, è andata a sentire gli ex amici di Attilio, che di improvviso si sono svegliati e lo hanno definito un tossico anomalo
capace di controllare la sua tossicodipendenza. Hanno creduto a queste testimonianze e non hanno creduto invece a quelle degli ex colleghi che lavoravano 16-18 ore al giorno con turni massacranti, che non avevano mai visto in crisi di astinenza, era sempre lucido, addirittura c'era chi faceva le terme con lui, lo vedeva in costume da bagno e non aveva un segno di una puntura in tutto il corpo. Quindi una procura che sceglie a chi credere, quindi agli ex amici, peraltro alcuni vicini ad ambienti mafiosi, che distruggono la credibilità di Attilio, e invece i colleghi, che hanno sempre definito il migliore di tutti, che vengono accantonati, le testimonianze non vengono prese in considerazione. Quindi capisci, proprio una magistratura spaccata a metà, da una parte quella di Viterbo e dall'altra quella, si spera, di Roma, che vorrà fare luce finalmente attraverso le testimonianze dei collaboratori di giustizia, tutte le prove che si sono, diciamo, sommate in questi anni. E quindi è tutto, diciamo, una cosa veramente a metà. Speriamo che si riesca a ricompattare e avere una volta per tutte un'unica verità. Tutto questo però, Lorenzo, sorge spontanea una domanda, come avrebbe detto qualchedun altro, ma la giustizia allora dov'è? La giustizia dov'è? In questo paese a volte questo diventa un grido, non è più una domanda, è un grido di tutti i familiari, coloro che cercano verità e giustizia e non la trovano e si interrogano dov'è, perché a volte veramente sembra che non ci sia, sembra che sia qualcosa di un'utopia, sembra, perché se pensiamo alle stragi impunite del nostro paese, che ancora i cui, diciamo, superstiti reclamano giustizia, magari nel frattempo sono morti i figli, i familiari. Quindi che paese siamo se a distanza di 20-30 anni ancora ci interroghiamo sulle stragi da Piazza Fontana, Piazza della Loggia, Bologna e soprattutto le stragi dei georgofili del 1993? Cioè, capite, è un paese che non ha verità, non ha giustizia se mancano i mandanti e si trovano solo gli esecutori e a volte manco quelli. Quindi Lorenzo, ti segnalo dalla chat, perché è giusto che tu lo sappia, visto che sei l'ospite di questa sera, c'è Anonimo8881 che dice: interessantissima questa trasmissione. Ora, grazie. beh, penso sia il minimo per chi come te si sta tanto impegnando. E, credo che questa affermazione ci dia la possibilità anche di chiederti, durante una delle tue presentazioni, nello specifico mi sto riferendo a quella che si è tenuta a Sandora di Piave, che ricordiamo è il paese che ha dato i natali ad Attilio Manca, che poi dopo 13 anni si è trasferito in Sicilia con la famiglia. C'è stata la presentazione del tuo libro organizzata presso il Centro Culturale Leonardo da Vinci dall'Associazione Nazionale Amici di Attilio Manca, e già questa è una cosa che dovrebbe farci riflettere, cioè è necessario che si fondi un'associazione addirittura nazionale per chiedere verità su un omicidio, con il patrocinio della città di Sandora di Piave. Ora, questa è stata magari, ecco, una delle presentazioni più sentite, proprio perché tenutasi nel paese natale del dottor Manca, a distanza tra l'altro di 13 anni dalla sua uccisione. Ma in tutti i tuoi incontri, e sono stati tantissimi fino ad oggi dalla pubblicazione del libro, qual è la sensazione che avverti nel momento in cui parli di un fatto così poco noto? Quali sono le reazioni e comunque anche i sentimenti, le emozioni che registri dalla platea? Ma guarda, ti potrei dire che noto un grandissimo interesse. Questa è la prima cosa che mi colpisce. Se pensi che San Donà eravamo piena domenica di carnevale, la sala era adiacente alla piazza principale della città dove si stava ballando, festeggiando, e invece è venuta tanta gente che voleva saperne di più sul proprio concittadino, perché era morto, come era stato ucciso. Quindi questo è stato veramente un emblematico, ma mi capita spessissimo, tante, anche quando andiamo nelle scuole, poi i ragazzi hanno tanta voglia di sapere perché perché la morte di Attilio Manca è un mistero italiano, tipicamente italiano. Quindi tanta attenzione e tanta voglia di sapere, perché penso che ci sia una parte dell'opinione pubblica che è stanca di essere veramente anestetizzata dai mezzi di informazione, quelli ufficiali, i grandi TG, la grande stampa, che sempre di più nasconde, nasconde, nasconde le notizie, oppure le ridimensiona, le stravolge. Quindi fortunatamente c'è una parte, non dico tutta, una parte di società civile che si rende conto di questo. Quindi quando ci sono
dibattiti, incontri liberi dove si può discutere, si può capire perché su questo caso non si deve parlare, chi, a chi dà fastidio. Ecco, quello dà molta forza e penso che dia una grandissima mano di aiuto ai familiari, soprattutto ai genitori, a Gino e ad Angelina, per non farli sentire soli, per far vedere che c'è una parte del paese che è con loro e che vuole lo stesso la verità. Questo mi dà molta speranza. Di contraltare, come dicevo prima, c'è questo vuoto attorno a loro, questa assenza dei grandi media. Che al momento, a parte appunto chi l'ha visto negli anni passati, servizio pubblico, ma non c'è stata una grande attenzione mediatica su un caso che io appena sono arrivato a Udine, un'altra presentazione, davanti alla sala c'era questo cartello, Verità per Giulio Regeni, e siamo tutti d'accordo che dobbiamo avere la verità. Io Assolutamente. dicevo che però in questo caso dovremmo appendere anche dei cartelli, Verità per Attilio Manca, perché non è giusto che una morte come questa cada nell'oblio, nel dimenticatoio, solo perché non ha, diciamo, il clamore internazionale, non ha comunque la fortuna di essere comunque attenzionato dai grandi media, capisci? Quindi questo è molto molto importante, secondo me. Ma la sfortuna, questa notizia, come altri incidenti, chiamiamoli così, di essere gestiti da una compagine governativa, e scusami se la faccio questa riflessione e la faccio anche ai nostri ascoltatori, che è stata capace, perdonami, ma io devo fare un parallelismo, è stata capace di fare una legge per punire i cosiddetti furbetti del cartellino. Ed è stato capace anche di punire chi, o dovrebbero punire, coloro che dovrebbero controllare i furbetti del cartellino e che non fanno il loro dovere. Però dovrebbe essere in grado anche questo governo di fare una legge che debba essere in grado di controllare coloro che nella giustizia non fanno il proprio dovere. E non dimentichiamo che questo governo e i ministri di questo governo hanno smentito alcune verità sacrosante. Quindi, voglio dire, questa politica continua ancora a viaggiare. Facendo 10 pesi e 10 misure, insomma, ecco. E questo qui purtroppo viene fuori da queste cose. Tu che ne pensi? Penso esattamente come hai detto tu, nel senso che siamo di fronte a una politica sempre più casta, nel senso di casta come nel senso peggiore del termine, proprio come una sorta di etnia che si autoprotegge, che non vuole assolutamente processare se stessa e ovviamente gli ostacoli al processo trattativa li vediamo tutti. Quindi una casta che non intende favorire la giustizia, non vuole assolutamente la verità, per molti versi, salvo rarissima eccezione, come magistrati come Nino Di Matteo, i suoi colleghi del PUL e pochi altri, abbiamo una stessa magistratura che a volte rema contro, e abbiamo visto il caso di Attilio, la Procura di Viterbo, non è stata per niente a favore della famiglia Manca. E dico solo un inciso. Che li ha esclusi come parte civile dal processo che si sta celebrando, perché in quanto non avrebbero subito un danno dalla morte del proprio congiunto, vi rendete conto, un obbrobrio giuridico, ma anche a livello umano. Quindi questa è una magistratura che non va bene, e questo è un eufemismo, perché non possiamo pretendere che i familiari debbano fare tutto da soli, fare esposti, incatenarsi davanti alle prefetture, chiedere un servizio giornalistico per far conoscere la storia del proprio congiunto. Quindi la politica in tutto questo è assente, salvo rare, rare, rare eccezioni. La speranza è che ci possa essere un rinnovamento dove diciamo, i rami secchi siano diciamo, spazzati via da nuovi, non tanto schieramenti, perché abbiamo visto che alla fine non è lo schieramento quello che conta, sono gli uomini che fanno cambiare le cose. Esatto, Quindi sì. se noi trovassimo persone veramente che concepiscono la politica, come diceva Don Ciotti, come l'atto massimo di carità nei confronti del prossimo, cosa che ormai è un'utopia completamente, Assoluta. allora sì che si potrebbe ricostruire una società basata sulla verità, sulla giustizia. Ma questo al momento appare molto molto lontano. Infatti, in queste circostanze, scusami Antonella se ti No. rubo la parola, volevo ricordare una considerazione che ha fatto il direttore Giorgio Bongiovanni, direttore dell'Antimafia, il nostro direttore, il vostro direttore, Sì. È il direttore di tutti, ecco, Giorgio. direttore di tutti, quindi se lui accetta, a noi va benissimo, che ha affermato che ci sono state in queste circostanze
uomini delle nostre istituzioni che hanno commesso gravi reati collaborando con organizzazioni criminali. Siamo ormai a questo punto, siamo a questo livello. Quindi collaborano con le organizzazioni criminali. È più diciamo, stigmatizzata in questa maniera Questa verità. questa verità, credo che abbia espresso tutto, insomma. Assolutamente. Sì. Lorenzo, l'altro giorno, ieri, adesso mi sfugge, seguivo una intervista a Piercamillo Davigo e una sua frase mi ha decisamente così fatta un po' rabbrividire. Afferma: se la politica non darà risposte adeguate, Cosa Nostra e l'Ndrangheta finiranno con il comandare. Ora, ascoltando naturalmente la storia di Attilio Manca e la storia di tante altre vittime, per le quali mi va benissimo una giornata di commemorazione l'anno, ma credo che sia davvero arrivato il momento di mettere un po' da parte le commemorazioni e fare qualcosa di sostanziale, ma credi che sia esplicita la frase utilizzata da Davigo, cioè davvero corriamo il rischio che la politica lasci il passo a Cosa Nostra e all''Ndrangheta, o non è forse già così? Secondo me, per certi versi, io non sarei così, diciamo, ottimista, nel senso che per certi versi io sento che comunque diciamo, le infiltrazioni, cioè se uno prende le statistiche, se, diciamo, dati alla mano, ti rendi conto che già la stessa corruzione è qualcosa che, come diceva praticamente Di Matteo, cioè sono la faccia della stessa medaglia, praticamente, il famoso sistema criminale integrato. Dice, mafia e corruzione sono due facce della stessa medaglia, cioè due aspetti distinti di questo unico sistema criminale integrato, e lui poi specifica in cui la violenza della mafia e i soldi della corruzione si integrano a vicenda per il raggiungimento di scopi criminali. Quindi, detto da Di Matteo, che poi lo stesso è stato anche confermato da Giuseppe Lombardo, Lombardo. regione di Reggio Calabria, che anche lui ha approfondito fortemente questa fusione di mafia e corruzione. Ci rendiamo conto che per certi versi l'ipotesi di Davigo è anche ottimistica, nel senso che è come se già avessero in certi punti strategici del nostro paese mafia e corruzione sono andate oltre, hanno proprio corrotto tutto quello che potevano corrompere, la pubblica amministrazione, la politica in quanto tale. Quindi il rischio già c'è, secondo me è già reale e già lo stiamo vivendo per alcuni versi. Può verificarsi ancora di più, ovviamente, ancora peggio, nel senso che se appunto parliamo solo della corruzione, lo stesso Davigo, mi tornò in mente il fatto che lui, facendo un'analisi spietata sui 25 anni da Mani Pulite, ha detto l'Italia è ancora più corrotta. Cioè, quindi ti fa capire, dice che il codice penale l'ho definito uno spaventapasseri testuale, dicendo in cella vanno a finire solo gli sciocchi, nel senso per far capire quando sono deboli le armi che hanno in mano i magistrati per mandare in punto in carcere i corruttori, i corrotti. Quindi è un sistema talmente veramente criminale integrato che finiremo così, cioè che se non cambia radicalmente la classe politica, se non si cambiano, cioè se attraverso le leggi non ci sono strumenti più forti per i magistrati per poter combattere questo sistema criminale integrato, il destino è quello di un paese sotto ricatto politico-mafioso, dove il futuro delle nuove generazioni viene ipotecato e quindi ci troviamo con una finta pace che può scoppiare da un momento all'altro, ovviamente può rivelarsi tutt'altro che pace, e soprattutto dobbiamo anche stare attenti perché il rischio di nuovi attentati per mantenere questo status quo è altissimo. Cioè, non è la figura di Matteo Messina Denaro, ancora latitante, che potrebbe essere usato come braccio armato di uno Stato trattino mafia, che decide che le bombe servono per mantenere uno status quo o per scalzare uno schieramento politico o per favorirne un altro, capite? Non è fantapolitica questa, è una Assolutamente. temibile realtà che dovrebbe essere spiegata, studiata, sulla quale bisognerebbe fare veramente lezioni per le nuove generazioni, per far capire quanto è importante il voto, quanto è importante pretendere l'onestà da un politico, tutte queste cose, e invece sono tutte trascurate completamente, perché il sistema mediatico non vuole che l'opinione pubblica pensi, rifletta, sia critica.
basandosi su dati di fatto, perché magistrati come Gratteri, Lombardo, Di Matteo girano costantemente l'Italia parlando ai giovani di questo, ma sono gocce, diciamo, nell'oceano. Purtroppo i grandi media ignorano volutamente questi trattati, queste conferenze, questi dibattiti, perché l'opinione pubblica deve essere sempre anestetizzata, serve così, così è utile. Fa paura un'opinione pubblica cosciente, che prende posizione, critica, Consapevole. consapevole, capisci? Fa molta paura al sistema, Certo. infatti si preferisce tenerla Ma anche la sotto. stessa, Sì. scusami Lorenzo, ma anche la stessa, perché purtroppo viene fuori questa cosa, anche la stessa politica ha paura di mettere al primo posto un programma per combattere la mafia. Insomma, io Esatto. vedo che nessun partito ha messo al primo posto questo Nel suo programma, programma. che è poi il cancro di questo paese. Ci giriamo attorno, abbiamo paura anche di parlarne. Insomma, ma che razza di politica è questa? Se non ha voglia di combattere il cancro che esiste nel paese che vogliono governare. Insomma, come vogliono governare se non tolgono il cancro? Facendo quale politica? Infatti, Insomma. lì entra in campo l'importanza dell'opinione pubblica che se si rendesse conto quanto può incidere per cambiare il corso della storia, il corso degli eventi, cioè invece di dividersi, come purtroppo ci continuiamo a vedere, che tutte le forze, diciamo, positive, fra virgolette, si dividono, tutte, e invece di compattarsi per unirsi in un programma, in un progetto, continuano a dividersi, e questo fanno il gioco, ovviamente, della parte negativa del sistema, che, come si dice, dividi e ti impera. Più siamo divisi, e più Sì. riescono diciamo, a governarci, nel senso peggiore del termine. Quindi, se noi fossimo coscienti di questo, cioè, certo che si potrebbe lavorare proprio per questo obiettivo, sconfiggere definitivamente la mafia, non combatterla, sconfiggerla. Perché non può essere che nel 2017 ancora parliamo di lotta alla mafia, i magistrati condannati a morte che devono vivere una vita d'inferno, i latitanti che vivono latitanze dorate, che quando servono vengono catturati se in quel momento politico serve, senza nulla togliere al lavoro incredibile delle forze dell'ordine, ma sappiamo bene che sopra di loro ci sono personaggi che decidono quando e Sì. come, se serve o meno catturare un latitante. Quindi tutti questi ragionamenti portano un'unica conclusione: se la società civile fosse cosciente del suo potere, dovrebbe fortemente coalizzarsi, unirsi, smetterla con le divisioni e puntare all'obiettivo. Sconfitta della mafia, politica pulita, cioè, lavoro per i giovani, tutte queste cose che sembrano ormai utopia, quindi non si va da nessuna Quasi parte. irrealizzabili, Esatto. sembrerebbero quasi irrealizzabili oramai. Lorenzo, vorrei per favore un tuo commento rispetto alla dichiarazione del neoquestore di Palermo, Renato Cortese. A tal riguardo, Aaron Pettinari ha dedicato un articolo pubblicato proprio quest'oggi su Antimafia 2000. E Cortese dichiara: Messina Denaro, bisogna catturarlo, ma attenzione perché la mafia non finisce. Esattamente. E quello Ecco. secondo me è la chiave, è molto importante quello che ha detto questo Cortese, perché c'è diciamo, nell'immaginario collettivo, grazie anche a dei media, a mezzi di informazione compiacenti, l'idea che una volta che Matteo Messina Denaro verrà catturato, la mafia è finita, sconfitta. E questo significa intanto dargliela vinta a Cosa Nostra, nel senso che significa proprio dare un assist all'organizzazione mafiosa che, seppur priva dell'ultimo super latitante, non significa che sia finita, che sia Certo. decimata. E soprattutto ricordiamoci che non è solo Cosa Nostra, che appunto Cosa Nostra non è da sola. E questo è il problema che bisogna far capire, perché i collegamenti con questi apparati deviati, fra virgolette, apparati deviati dello Stato, sono quelli che la mantengono per certi versi vitale, che la possono usare se serve, che possono mai veicolare appunto il sistema stesso mafioso a uso e consumo, diciamo, degli stessi apparati. Quindi questo bisogna sconfiggere subito l'idea: se Messina Denaro viene ucciso, non è finita Cosa Nostra, non è finita la mentalità mafiosa, che è quella più difficile da sradicare, perché il lavoro più importante che andrebbe fatto è quello nelle scuole, a partire dalle elementari, se non dall'asilo per certi quartieri del sud più degradati, dove la cultura mafiosa si inizia a 2 o 3 anni, per dire. Quindi il lavoro più grande è sconfiggere la mentalità mafiosa.
portare nuove risorse nel sud, fare in modo che la gioventù non debba ricorrere sempre alla ricerca di qualcosa che gli spetta come diritto e invece deve viverlo con un favore. E quindi si continua a moltiplicare questa cultura del favore che poi diventa ovviamente un passepartout per entrare dentro la mentalità mafiosa che poi porta ad atteggiamenti mafiosi e a diventare a tutti gli effetti un picciotto da essere utilizzato per qualsiasi cosa, dallo spaccio di droga fino anche all'omicidio se serve. Quindi questa è la cosa più importante. La Cosa Nostra non sarà sconfitta con Messina Denaro, rimarrà sempre un cancro che bisogna estirpare in toto, ma facendo pulizia all'interno anche dello Stato, e quello che lo Stato purtroppo non vuole fare. Fare in modo che appunto la cultura della legalità sia potenziata in tutte le scuole, non come adesso in mano ai volonterosi insegnanti che magari senza mezzi, senza avere una lira, riescono a portare avanti i programmi da soli, solo perché magari il preside della propria scuola glielo consente senza avere un soldo da investire. È tutto da cambiare per sconfiggere definitivamente la mafia, la mafiosità, la mentalità mafiosa, i legami con la politica della mafia, con l'economia, e lì apriamo un filone che è incredibile perché Esatto. criminale abbraccia tutte le possibili immaginabili varianti della nostra società, quindi non basta, e questo per dire che non basta effettivamente la cattura di Messina Denaro. Lorenzo, scusami, prima siamo alla fine della trasmissione, ma una domanda che volevo farti, che mi è sfuggita, penso possa interessare anche qualche nostro ascoltatore. Esiste, perché tu sicuramente ti interessi anche di tricologia, è stato trovato un cappello, quindi con indicazioni di droga all'interno di questo cappello, nella storia di questo poveretto? Allora, sì, la questione del cappello è un altro dei misteri praticamente, perché praticamente il tossicologo incaricato dalla procura di Viterbo non aveva avuto l'incarico di studiare il cappello per vedere la tossicodipendenza di Attilio Manca. Semplicemente era stato incaricato per capire l'ingerenza del tranquillante, tra il Tranquilit, praticamente nella casa di Attilio Manca vengono trovati due flaconi, uno completamente vuoto e uno a metà di questo tranquillante. E poi l'autopsia dirà che la morte di Attilio Manca è sopravvenuta per questo mix di alcol, droga ovviamente, e tranquillanti. Quindi l'avvocato della famiglia Manca chiede alla procura di Viterbo, dopo un primo referto autoptico fatto malissimo dalla dottoressa Radaletta, che addirittura non sa dire l'ora della morte, dice genericamente che è morto il giorno stesso in cui è stato ritrovato, senza risalire all'orario. Quando ovviamente la difesa della famiglia Manca insorge e chiede: no, noi vogliamo sapere, oltre che all'orario vero, diciamo definitivo, anche l'ingerenza di questo tranquillante. Ebbene, cosa fa la procura? Incarica il tossicologo di rispondere a questi interrogativi, e il tossicologo, in due righe due, non solo non risponde alla domanda fatta dalla difesa della famiglia Manca, ma in più se ne esce dicendo: sul cappello l'esame tricologico ha dimostrato un uso pregresso di eroina. Tanto che ovviamente quando esce fuori questa cosa, lo stesso avvocato Repici dice: primo, agli atti non ci sono le modalità di come sia stato realizzato questo esame tricologico; secondo, non è stato chiesto, perché la famiglia non è stata informata di questo esame, perché essendo un esame irripetibile doveva essere anche affidato alla controparte, che avrebbe dovuto affidare l'incarico a un proprio perito. Quindi Certo. è un mistero su questo esame tricologico, veramente non è da poco, perché non esiste che un tossicologo al quale la procura chiede una cosa, non solo non risponde a quella, ma ne fa un'altra. Quindi è evidente che nel cappello c'era una traccia pregressa, anche in quanto quando ho fatto l'autopsia nelle stesse urine c'era una traccia di eroina, perché era due siringhe di eroina, cioè per forza gli ha lasciato la traccia. Ma la cosa più assurda è che di questo esame non c'era traccia. Nessuno l'aveva chiesto, non c'è, agli atti non risulta nessun documento che attesti come è stato fatto. E soprattutto la famiglia, che non è stata informata, non ha potuto mettere un proprio perito per fare un proprio esame. Quindi veramente un'anomalia che Altro stride, nome. e parecchio. Ma diciamo proprio, Lorenzo, perdonami se uso un termine così poco elegante, ma vista l'ora credo di potermelo concedere, è un tentativo veramente rozzo, becero, di non solo deviare le indagini, ma di restituire
un'immagine assolutamente falsa, lontana quantomeno dalla realtà, di un brillante urologo di 34 anni che ha avuto solo la colpa di esercitare la sua professione. Questo definirlo omicidio di Stato non mi sembra azzardato. Io invito tutti i lettori e ascoltatori naturalmente a leggere l'articolo che vi citavo poc'anzi, proprio a firma di Lorenzo Baldo, che ora vado a recuperare giusto appunto per darvi un'indicazione quanto più precisa possibile, perché le parole riportate da Lorenzo nell'articolo stesso sono estremamente chiare e sono davvero, Lorenzo, un pugno nello stomaco. Ecco, l'articolo di cui vi parlo è Casamanca, l'ex PG Minasi, un omicidio di Stato. Tra l'altro, desidero sottolineare che in questo articolo c'è un collegamento anche storico che si fa tra l'omicidio di Attilio Manca e il processo trattativa Stato-mafia che si sta appunto dibattendo a Palermo. Quindi vi invito naturalmente a leggere questo articolo, vi invito naturalmente a leggere il libro di Lorenzo Baldo, La mafia ordina suicidate Attilio Manca, edito da Imprimatur. Bene, sono le 23:02. Noi ti ringraziamo davvero tantissimo, Lorenzo, per averci concesso la tua presenza questa sera, Grazie a perché voi, grazie a voi. sappiamo quanti impegni tu abbia. E un'ultima cosa, ti strappo una promessa in diretta: siccome ci piacerebbe davvero tanto approfondire l'argomento sistemi criminali integrati, e vista la tua bellissima intervista a Lombardo, promettici di essere ancora nostro ospite in futuro per poter parlare in maniera ampia ed esaustiva di questo Allora, concetto, definiamolo così, anche se ormai è una realtà di fatto. con piacere, Antonella, farò in modo, in qualche modo, di riuscire a, come sempre, incastrare un po' tutto. Prendiamo l'agenda e cerchiamo una data, perché, no, perché alla luce di tutto quello che accade è importante comprendere davvero quelli che sono gli intrecci e perché si parla di sistemi criminali integrati. Bene, ringraziamo ancora Lorenzo Baldo, vice direttore di Antimafia 2000, grazie a Rosario Moreno per averci seguito con la regia da Treviso e grazie soprattutto agli ascoltatori per essere stati con noi fino a questa sera. Vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre qui su Radio Saiuz. Grazie a tutti e buonanotte. Buon lavoro Lorenzo, Buon arrivederci. lavoro a Lorenzo e a tutta la redazione di Antimafia Grazie, 2000. grazie, grazie di cuore. Grazie a te. Buonanotte. Arrivederci. Ciao.